forse insomma, l'avversario peggiore da incontrare in questo momento, no? Beh, è sicuramente una squadra, probabilmente la squadra più forte del campionato. Adesso non è prima, però ha da recuperare una gara. È una squadra molto esperta, con giocatori che hanno militato anche in categorie superiori, dal grande tasso tecnico. Però il calendario ci mette di fronte a questa partita e noi la dobbiamo affrontare al massimo, anche perché nella condizione in cui siamo abbiamo bisogno assolutamente di punti. Senti, è ora di cambiare lo slogan, no Luca? Meglio dire giochiamo male e vinciamo, è la cosa più importante. Sì, noi sicuramente a livello di prestazioni avremmo meritato molto di più, questo ci viene riconosciuto da tutti. La squadra gioca bene, è anche organizzata, nel senso che non improvvisa niente, però ci manca sempre qualcosa alla fine per fare il risultato, e perciò vuol dire che qualche problema anche abbastanza grosso lo abbiamo, non possiamo negarlo perché i punti stanno lì a testimoniarlo. Poi sul fatto di giocare, ma secondo me se si gioca meglio si ha più possibilità di vincere, però sicuramente non possiamo accontentarci del fatto che gli altri dicano che siamo bravi, perché alla fine sono i punti quelli che contano. Giocatori, chi recuperi domani? Dobbiamo valutare le condizioni di Spighi, che ha un problema al ginocchio, e per il resto mancano soltanto Vignati, che è infortunato, che martedì dovrebbe ricominciare con la squadra, e Morga, che è squalificato. Giovedì ci sarà così l'appello per vedere se riusciamo a togliergli questa squalifica. Ormai l'ha buttata tutta. Ma sì, due partite, però sarebbe già una grande cosa riuscire ad averlo per due gare prima di quello che dice invece la squalifica attuale. Luca, non ci sarà il Tortolino, che è squalificato, al suo posto gioca Giannone, forse questa è la peggiore notizia, insomma, per i Rimini, no? Come dicevo prima, la Pro Patria ha una squadra sicuramente molto, molto forte, l'ha dimostrato l'anno scorso, e quest'anno si sta ripetendo su buonissimi livelli. L'assenza di Cozzolino, io penso che Giannone avrebbe giocato lo stesso, probabilmente non avrebbe giocato qualcun altro, però ripeto, non c'è da preoccuparsi solo di lui, ma proprio del complesso della squadra. Però noi, se ripetiamo le prestazioni che abbiamo fatto con il Renate, con lo stesso Monza, non può dirci sempre male, secondo me. Perciò l'obiettivo è quello il nostro, di giocare la stessa partita cercando di stare più attenti ai particolari. Senti, dal punto di vista della qualità, dell'esperienza, vi ha detto che la Pro Patria forse è la miglior squadra, quella più attrezzata del campionato. Con quali altri Rimini dovrà cercare di confrontarsi, facendo leva su quali altri? Beh, no. Sull'organizzazione, sulla compattezza di squadra, che ci ha fatto sì che noi di punti è vero ne abbiamo fatti pochi, però nessuna squadra ci ha dominato, la stessa Pro Patria all'andata. Ho letto oggi l'intervista del mister, della Firicano, ha ammesso che noi l'avevamo messo in grandissima difficoltà, e che soltanto situazioni così, tipo l'espulsione di Morga, avevano fatto sì che loro recuperassero il risultato e poi vincessero in maniera larga con noi, che eravamo in 10. E perciò noi dobbiamo puntare sulla compattezza di squadra, sull'organizzazione, e oggi lo dico sperando di avere un po' più di culo, neanche fortuna. Ci serve proprio quello adesso, perché ne siamo carenti, nel senso che è un peccato vedere i sacrifici che i giocatori fanno e non riuscire a ottenere niente. Vediamo se domani riusciamo a fare qualcosa di più importante. Domani qualche cambiamento ci sarà, ma non per demerito di quelli che hanno giocato prima, perché credo che in questa settimana ho visto qualche giocatore meglio, e perciò lo schiererò, no, senza entrare così proprio nei particolari. Vedremo domani. Luca, ti aspettavi qualcosa dal punto di vista del mercato, magari questa settimana, oppure all'inizio che hai giustamente, ma ti aspetti qualche cosa? Si sono fatti diversi nomi, su quali ruoli, insomma, essendoci la disponibilità, vorresti un intervento da parte della società? Beh, anche qui credo che entrare nel particolare del ruolo sia neanche giusto. Penso che la squadra abbia sicuramente bisogno di
qualche giocatore con un po' più di esperienza, questo lo sapevamo, adesso a prescindere dall'eventuale cambio di gestione societaria, perché noi continuiamo a essere una delle squadre più giovani, nella condizione di classifica in cui ci troviamo, ripeto, un po' di esperienza in più sicuramente non guasta, e poi sarà la società a valutare quali sono gli uomini da prendere, se, con le indicazioni tecniche e tattiche che darò io, ma in questo momento noi dobbiamo esclusivamente concentrarci sulla partita di domani, perché noi possiamo fare sicuramente il risultato anche con la squadra di domani. Bianchi giocherà in modo? No, adesso no, sicuramente dall'inizio no, lui ha fatto 3 allenamenti con noi, e parecchio anche che non gioca, è un giocatore che potrà essere sicuramente molto utile, però la partita domani credo che ancora non sia pronto, anche perché non conosce neanche i compagni di squadra bene, perciò ci vorrà ancora almeno una settimana, così, deve abituarsi a certi ritmi, a certe situazioni in campo, però è un ragazzo che sicuramente ci potrà essere molto utile. Luca, vado al di là un attimo dalla partita, ma in settimana hai incontrato Romano, uno dei papabili, si dice, nuovi dirigenti del Rimini, cosa vi siete detti? Sei sicuro sapere? Ah no, non ho niente di particolare, i convenevoli, ci siamo presentati e basta, nient'altro, lui ha detto di confidare molto in noi, nel senso che ha seguito, si è informato, sa che la squadra meriterebbe ben altra classifica e che di stare tranquilli, perché le cose si metteranno a posto. Non ho parlato di calciomercato con il dottor Romano, anche perché è stato un incontro veramente veloce, c'erano problemi ben più urgenti da affrontare come il passaggio alla società. Io penso che dopo sia un meccanismo così a domino, a catena, nel momento in cui ci sarà l'acquisizione della società potranno arrivare anche eventualmente nuovi giocatori, ma noi domani dobbiamo pensare soltanto, io sono con la testa soltanto alla partita di domani, niente di più.